È giunto il momento della redenzione. Lasciate da parte i linguaggi di programmazione moderni e abbandonate i peccati informatici e abbracciate la via di Holy C. Che sia una malloc non correttamente liberata o un mancato uso dell'operatore ternario, è ora di confessare questi peccati. Sì, perché oggi si programma in Holy C. Il percorso non è facile, ma chi camminerà sulla via della rettitudine, del sacro codice, troverà la beatitudine nel puro byte. Più di un anno fa ho portato questo video di FK Storia in cui parlo di Terry Davis e del suo sistema operativo con stampo fortemente religioso. Temple OS. Questo sistema operativo era stato fatto usando un linguaggio di programmazione che è stato fatto dallo stesso Terry Davis, che si chiama Holy C. Holy C è un linguaggio di programmazione ispirato a C, con cui non solo Terry ci fece il suo sistema operativo, ma ovviamente ci ha fatto pure un compilatore, che era anch'esso scritto in Holy C, ma non avendo un compilatore Holy C non lo potevo testare. Forse installando Temple OS in una macchina virtuale potevo riuscirci, ma erano troppi sbatti. Tra l'altro, piccola curiosità, io su Holy C ho sempre dato due interpretazioni sul nome. Il C sacro, visto che Holy appunto significa sacro, ma Holy C si pronuncia esattamente in Holy C, scritto in questa maniera, che vuol dire letteralmente Santa Sede. Tuttavia, questo è cambiato. Circa 10 mesi fa, un certo James Bafford ha creato un compilatore scritto in C per Holy C, che può essere eseguito in un qualsiasi computer x86 a 64 bit, ma io l'ho scoperto l'altro ieri. La cosa bella di questo compilatore è che è stato fatto da zero. Certo, usa GCC o Slang per creare i file oggetto e anche quello che ho capito, gli eseguibili, tuttavia il parser e l'exer sono fatti da zero. E sul perché questo è interessante ci torno alla fine. Nonostante l'incredibile lavoro di James Bafford nel fare questo compilatore, ci sono una marea di bug. Sia bug durante il processo di compilazione, sia bug che vengono messi nel binario che viene generato. Ha dei bug, e questi bug spesso si manifestano sotto un semplicissimo ma fastidioso segmentation fault. Bug noti e quelli in cui io mi sono imbattuto li vediamo successivamente. E poi ci sono le cose che mancano, penso, di proposito. Non c'è per esempio un operatore ternario, non si possono definire macro con i parametri, non mi pare di aver visto una type def, e non ci sono i float, solo double. Adesso vediamo il mio esperimento in Holy C. Se siete navigati di questo canale sapete già di quale programma, diciamo, sto parlando, meglio cosa vado a implementare. Ho fatto ancora una volta il programma che calcola i punteggi del bowling. Se non sapete come si calcolano i punteggi del bowling, non ci sono problemi, perché lo avevo spiegato in maniera approfondita in questo video. Per capire la sintassi di questo codice che ho fatto in Holy C è necessario sapere C. Quindi, se avete bisogno di rinfrescarvi le idee, c'è questo video sul canale che dura circa un'oretta, ma spiego tutto. Questi due video che vi ho consigliato non fanno altro che metterci tutti sulla stessa pagina. Quindi, questa implementazione che ho fatto è molto convoluta. Non scrivete nei commenti potevi fare così, potevi fare cosà, potevo fare tante cose. Ma il problema è che quello che ho fatto fino alle 2 di notte è quello di fare qualcosa che funzionasse con nastro adesivo e bestemmie. Questo perché, come vedremo, il compilatore è molto acerbo, se così possiamo dire, e quindi dovevo fare degli accrocchi.
Alcuni di questi accrocchi sono molto evidenti, altri sono meno evidenti. Il compilatore è talmente acerbo che ho dovuto addirittura modificare una linea del codice, del main, proprio del compilatore, per farlo funzionare. Ma su questo ci torniamo dopo. Essendo il compilatore molto molto beta, non me la sono sentita di installarlo sul mio Linux. Quindi ho utilizzato WSL qua su Windows, che per chi non sapesse cosa fosse WSL è una sorta di emulatore fatto molto bene di Windows che esegue Linux a livello di kernel. Se volete maggiori dettagli ho fatto questo video e una volta che l'avete guardato potete venire qua a scrivermi sotto nei commenti che WSL non è un emulatore. Ogni tanto me le vado a cercare. Per mostrarvi il codice utilizzerò Sublime con il codice highlighting di C. Non sarà perfetto ma è meglio di niente. E quindi vediamo il codice di come si calcolano i punteggi del bowling in Holy C. Ma prima di fare questo apriamo WSL, cloniamo il repository del compilatore e lo compiliamo lanciando i classici comandi make e successivamente make install. Boom! Ci siamo, possiamo andare! Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi faremo ammenda dei nostri peccati iniziando a programmare in Holy C. Prima di cominciare, sono sicuro che questo video vi piacerà e quindi spolliciatelo, iscrivetevi al canale e se volete ulteriormente supportare il mio lavoro, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link, come al solito, lo trovate qui sotto in descrizione. E quindi adesso macchiamoci le mani di acqua santa e andiamo a vedere come si programma in Holy C. Dunque, prima di vedere il codice, o meglio, prima di vedere il mio di codice, andiamo a vedere il repository GitHub del compilatore di Holy C Lang. Come vi dicevo, è fatto da questo James Barford. E la prima cosa che possiamo notare è che è una beta. E infatti questo rispecchia tutto quello che ho detto, no? Per quanto riguarda il fatto che comunque è molto instabile. Ok, andiamo a vedere, qui ci sono alcuni esempi, va bene, non ci sono problemi, nulla di che. Alcune istruzioni su come installarlo dal sorgente perché non ci sono binari e credo che funzioni solo su Linux o su macOS. E BSD, da quello che ho capito anche BSD, ma non su Windows. Istruzioni su come utilizzare il compilatore. Va bene, altre cose belle, qui fa vedere che puoi vedere graficamente il control flow graph, cioè o meglio, flusso di controllo di come il codice viene compilato, va bene, non ci sono problemi. Ecco, qua vediamo alcune differenze che da quello che ho capito sono tra l'implementazione di Holy C che questo tizio ha fatta con quella di Perry Davis. Allora, intanto lui ha aggiunto la keyword auto per inferire i tipi, è qualcosa che è stato preso in prestito da C++ che rende più facile scrivere il codice. Secondo me renderebbe più facile scrivere il codice il fatto che il compilatore non abbia bug, ma questa è una mia osservazione. I cast possono essere fatti anche con la notazione postfissa. Di questa cosa non ne trovo il beneficio, ma da quello che ho capito, dico da quello che ho capito perché non l'ho provata, che la trovo una cosa troppo stupida, è che se andiamo su type, se non ricordo male, tra l'altro scusate non l'avevo detto, questo è il sito che questo James ha fatto per il compilatore in cui ci sono tutte le specifiche del linguaggio. Ecco, il cast post scritto significa fondamentalmente questo, cioè vedete che questo cast è messo dopo l'espressione non prima. A me sembra una stronzata, però de gustibus. Break e concino sono permessi nei cicli, questa è una cosa che già si fa, non so se la implementazione originale di Holy C non permettesse queste cose, però diciamo è sotto differenze, vabbè. Un'altra cosa carina, e questa cosa l'ho utilizzata nel mio codice, è che possiamo prendere delle funzioni della libreria standard di C e utilizzarle nel nostro codice di Holy C.
Secondo me si possono fare anche funzioni customizzate in C e te le metti qua. Basta utilizzare questa sintassi, extern C, il tipo di ritorno e il nome della funzione. E questa cosa, come vi dicevo, poi la vediamo perché l'ho utilizzata. Alcuni bug. Allora, questa è una lista non esaustiva dei bug. La formattazione delle stringhe utilizzando %F, quindi per i float, non funziona. Eccellente. Nel compilatore non c'è alcun tipo di gestione della memoria. Attualmente tutti i toggle sono fatti dalla compilazione, quindi il compilatore è molto lento, va bene. Non penso che questo sia il bug principale del compilatore. Il numero di riga nei messaggi di errore è qualche volta fuori, cioè praticamente fuori significa che non dà il numero di riga corretto e non riporta il nome del file. Solo qualche volta, secondo lui. Per me è successo tutte le volte. E anche perché tipo mi accorgevo, tipo, hai un errore a riga 150. Ma il mio codice aveva tipo 60 righe. Però vabbè, dai. Non capisco se questo è un bug o una richiesta. Non lo so, cioè, il puntatore a funzioni nella lista dei parametri deve terminare. Deve arrivare a una fine. Non credo che sia un bug. Lui vuole, non vuole che si passa come parametri del puntatore a funzione. Va bene. Argomenti variabili, cioè sono quelle funzioni variadiche. Tutte passate nello stack. Eccellente. Oh, questa è fenomenale. Stare tra i32 e i64 è molto buggato. L'esempio più ovvio è quando è chiamata una funzione che si aspetta un i64 e la chiamiamo con un intero a 32 bit e viceversa. Questo spesso causa un segmentation fault. Per questo motivo si preferiscono utilizzare i64 per i tipi interi. Vabbè, il preprocessore per define attualmente permette di accettare solamente espressioni numeriche e stringhe. Non è come il preprocessore del compilatore di C. E va bene. L'altro io ieri sera, mentre stavo smanettando con per fare il programma che tra un poco vi mostrerò, ho messo questa nota in una issue del compilatore in cui praticamente faccio vedere qual era l'errore. Praticamente io avevo questo file, ancora era una fase preliminare per quanto riguarda il facimento del codice, non so perché GitHub scogliona la sintassi, ma non è un mio problema sinceramente. E praticamente io con questo codice, solamente perché utilizzavo malloc e free, queste qua sono le malloc e le free di Holy C. Al di sotto utilizza sempre malloc e free della standard library di C. Avevo fatto questa cosa, era una cosa preliminare. Praticamente quando io compilavo in questo modo, io ottenevo questo errore. Praticamente non trovava pthread detach e pthread join. Dici, cosa c'entrano pthread detach e pthread join? Allora, da quello che ho capito, quando viene utilizzata la libreria standard di Holy C, ovviamente il compilatore te la linka. Siccome quella libreria standard di Holy C include anche i thread che al di sotto utilizza pthread, per qualche motivo non viene linkata e quindi mi dà questo errore. Io ho detto che c'è tutto questo errore, bla bla bla. Ho proposto questa soluzione perché cosa ho scoperto? Nel CMake di Holy C, praticamente la standard library di Holy C è scritta in Holy C e viene compilata utilizzando appunto Holy C, creando un file chiamato libtos.a. E quindi io ho detto, guarda, secondo me il trucco poteva essere qua di aggiungere un -l pthread. Però siccome il compilatore di Holy C non permette di aggiungere librerie, non l'ho potuto fare. Infatti come workaround che avevo trovato era quello di compilare il codice in Holy C in formato oggetto. Questo praticamente restituisce un file .o senza nome. Anche se gli passi il parametro, l'ho provato, non dà un nome. È solamente .o e ovviamente non lo trovavo subito perché in Linux, come in tutti gli altri sistemi operativi Unix,
i file nascosti iniziano col punto e quindi io non lo trovavo, cioè l'ho trovato per caso perché ho fatto ls-lsa, va bene. Quindi cosa faccio? Prendo questo file .o e lo rinomino in bowling.o, poi utilizzo gcc, non so perché qua scoglionato tutto il formato, questo dovrebbe essere una nuova riga, che praticamente prendo il file .o e lo link con -ltos, -lm per le funzioni matematiche e -lp-thread, e questa cosa funzionava. Ho fatto una edit in cui ho detto guarda, cambiando la linea 24 del main in questa maniera si risolve. Effettivamente pthread c'era, ma era prima di ltos. L'ordine delle librerie linkate è molto importante, quindi ho semplicemente preso lp-thread che stava qua e l'ho messo da questa parte. Quindi io ho suggerito questa modifica. Poi un'altra cosa che ho trovato è quello che dicevo poco fa, è che alla fine di ogni file.hc, il file di sorgente di HolyC, bisogna necessariamente mettere un \n alla fine del file, se no restituisce questo errore, run out of token. Alla fine ci siamo, questa diciamo è stata la mia prima esperienza con HolyC, ma ovviamente metterò tutto su GitHub, così anche voi possiate pregare per la mia anima. Ho fatto delle define, sappiamo che sono 10 frame e queste tre costanti sono per gestire l'ultimo frame, perché l'ultimo frame potrebbe avere un tiro in più nel caso in cui il primo tiro è stato uno strike o il secondo tiro è stato uno spare, oppure non ci sono altri aggiuntivi. Vi dicevo, ho utilizzato una funzione della libreria standard di C che si chiama isDigit, che praticamente prende un carattere, anche se qua è un I32, ma questa è la firma di questa funzione in C, quindi la dobbiamo tenere così. Quindi praticamente prendo un carattere e mi dice se è un numero, un carattere numerico, quindi che va da 0 a 9, oppure no. Dice, ma non te la potevi fare tu questa funzione? Alla fine è una funzione stupida. Qua ho scritto questi commenti, ho scritto tanti di questi commenti simpatici che andate a vederveli tutti quanti su GitHub, non li prenderò come riferimento tutti, e ho detto, ho scritto tanta merda, almeno utilizzo questa qua della libreria standard di C. Anche perché volevo utilizzare questa cosa, cioè volevo utilizzare questa funzionalità di HolyC, ce la facevamo scappare, no? Questa qua è una classe, cos'è una classe in HolyC? Una struct, né più e né meno. Infatti qui ho scritto ignorate il nome, è una struct in cui io ho i tiri che sono già convertiti in interi, il punteggio di questo frame e un booleano che mi dice che questo frame è l'ultimo oppure no. Ora vedete che qua c'è bool. Quando io ho un linguaggio che mi dà come tipo predefinito un booleano, io mi aspetto che ci siano le parole chiave true e false. Ci sono. Allora, qui abbiamo tre funzioni di supporto che semplicemente mi servono per capire se abbiamo uno strike, se abbiamo uno spare o se abbiamo mancato il tiro, ovvero non abbiamo abbattuto alcun birillo. Questo mi servono per il parser, perché quello che faccio io è prendo una stringa che è una sequenza di tiri e faccio il parsing, cioè converto ogni carattere in un numero e poi applico successivamente le regole per il calcolo del punteggio del bowling basata sulla stringa già parsata. Quindi nella prima fase del mio parser riempio questo array per ogni frame, successivamente calcolo questo. Quindi faccio due passate. Lo si poteva fare in una passata? Certo che si poteva fare, ma c'è tanto disagio in questo codice. E non solo proprio nel codice, proprio nel farlo c'è stato tanto disagio. Allora, abbiamo queste due funzioni di supporto. Praticamente qui stabilisco quali sono le regole per convertire il primo tiro e qua stabilisco le regole per convertire il secondo tiro. Banalmente, nel primo tiro non ci possiamo trovare uno spare e di conseguenza nel secondo tiro non ci possiamo mai trovare uno strike. E nelle cose in cui non ci aspettiamo restituisco -1, negli altri casi restituisco il valore numerico. Nel caso in cui abbiamo uno spare, il valore numerico è dato da 10 meno il tiro precedente. Questo mi serve per calcolare il punteggio effettivo di uno strike o di uno spare. Calcolare il punteggio restituito dallo spare
noi dobbiamo mettere 10, perché alla fine abbiamo battuto 10 birilli più il tiro successivo. Non il frame, il tiro successivo. Invece se abbiamo uno strike, dobbiamo aggiungere 10, perché alla fine abbiamo battuto 10 birilli, più i due tiri successivi. Ora, i due tiri successivi si possono trovare entrambi nello stesso frame, oppure si possono trovare anche in due frame separati. Questo dipende dalle circostanze. Questa funzione mi gestisce esattamente questo, in cui io passo un array di next score e li popolo in base alle circostanze. Questa è la funzione che fa il calcolo del punteggio, partendo dalla stringa. La stringa che gli passiamo è praticamente una roba di questo tipo. Questa è una partita che ho fatto io. Era sui 190, se non ricordo male, ma lo possiamo eseguire. 196, l'ho confermato ed è giusto. Dove eravamo arrivati? Ok. Quindi prendo questa stringa e prima, come vi dicevo, riempio l'array rolls, cioè converto la stringa in valori numerici effettivi. Qua si fanno tante di quelle cose assurde, cioè qua gestisco se siamo dal frame 1 al frame 9 e gestisco i casi se siamo nel primo tiro o secondo tiro. Invece se siamo all'ultimo frame devo gestire tre casi e devo praticamente considerare se abbiamo bisogno di extra tiri in base alle circostanze. Nel caso in cui value sia minore di 0, quindi c'è stato un qualche errore, vi ricordate che quella funzione restituiva value meno 1, ma anche qua possiamo avere un value meno 1 se non ci aspettiamo un tiro, stampo un errore. Poi per la sintassi per stampare la vediamo dopo, perché qua non si capisce bene. Ah, sistemo. Ah, mi sto accorgendo che io non uso mai questo last frame. Interessante. Alla fine non l'ho mai utilizzato last frame. Va bene, lo possiamo togliere. Diciamo che per fare questo codice non ho utilizzato molta potenza intellettuale, c'è molto codice duplicato, ma debuggare il compilatore per non ottenere i segmentation fault è stato molto complicato. Anche qua questa cosa non mi interessa. Segmentation fault è pazzesco, cioè ho tolto una proprietà da questa classe, ovvero da questo struct, e mi dà un altro segmentation fault. Io non lo so perché. Questo non era previsto, quindi cosa possiamo fare? Ripristiniamo tutto. Perché, boh. Assurdo. Se faccio questa cosa, se questa la commento. Funziona. Se questa la commento. Segmentation fault. Perché? Non lo so perché, Dio p***o! Utilizzavo questo campo, poi non l'ho più utilizzato, quindi ho detto lo togliamo, ma vedete che dà un segmentation fault. Perché? Non ne ho idea. Vabbè, dove eravamo arrivati? Dopo che noi abbiamo fatto il parsing della stringa, calcolo i punteggi del bowling alla fine. È molto breve. Allora, io qua avevo fatto due funzioni per inizializzare un gioco e per, diciamo, distruggere un gioco. Questo non fa altro che una malloc di, utilizzando la malloc di HCC, quindi di Holy See, e la free di Holy See. Poi ho fatto qua una compilazione addizionale in cui posso anche utilizzare la malloc e la free di C. Bene, nessuna delle due funziona. Se io non gli passo la costante dynamic, praticamente l'array viene istanziato staticamente e non dinamicamente. Io qua ho messo pure una, quindi qui c'è una malloc e qui c'è la sua free. Questo genera un seg fault garantito. Lo possiamo testare, speriamo. Quindi posso fare io qua meno. No, io devo mettere prima, devo mettere, che lo so che non funziona così. Di dynamic. Se non gli passo nient'altro, utilizza malloc e free di la standard library di C. Adesso funziona. Adesso funziona.
funziona. Ieri non funzionava. E se metto invece l'altra? Quella sua? Funziona. E perché ieri non funzionava niente? Io però ieri avevo messo un'altra partita. No, mettiamoci l'altra partita. Perché con la partita che avevo messo non funzionava. Questa partita l'ho fatta settimana scorsa ed è un punteggio discreto, nonostante che mi facesse male la schiena. E tra l'altro questo è il motivo per cui sto all'impiedi, perché il chiropratico mi ha suggerito di stare poco seduto. Questo dovrebbe essere 170 tondo tondo. Ah, ho dimenticato il punto e virgola. Oh, adesso funziona. Vediamo come si fa a stampare a schermo. Allora, per stampare a schermo basta mettere una stringa. Mettiamo using dynamic allocation /n e basta. E punto e virgola. Dobbiamo aggiungere dei parametri. Dobbiamo mettere virgola e tutto quello che ci serve. Poi una cosa del genere la vediamo sopra, ma la possiamo tenere anche qua, la possiamo vedere. Using dynamic allocation in realtà la sta utilizzando. Infatti se io tolgo questo, non la sta utilizzando. Ieri dava segmentation fault. Però c'è un modo per vedere se sta funzionando correttamente o no. Vediamo se funziona. Valgrind dice che non ci sono problemi. Ci sono due locazioni e due free. Facciamo questa cosa. Se io tolgo questa free e lo compilo, faccio Valgrind, effettivamente mi dice che qua non c'è stata una deallocazione. O meglio, ci sono state due allocazioni. Sicuramente una sarà dalla standard library di HolySea e una free. Manca una free, effettivamente, e qua ti dice che mancano 248 byte da deallocare. Ripristiniamo questo. Che questo è col suo, tra l'altro. Vediamo quello con la malloc della standard library di C. Oh, non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Ma ieri c'erano problemi. Va bene. Non ci sono problemi. Continuiamo a utilizzare. Eravamo arrivati a printsep. Printsep semplicemente stampa questo separatore qua sopra e qua sotto. Fine. Printgame stampa la sequenza dei tiri e il totale di ogni frame. E qua lo devo fare considerando se siamo all'ultimo frame, non siamo all'ultimo frame, se abbiamo uno strike, se abbiamo uno spare. Considero tutti i casi. Vedi qua le print sono semplicemente delle stringhe e basta. Se devo specificare dei parametri, metto qua tipo bugs, percentuale D, e poi metto qua cosa voglio stampare in intero, molto simile a C, semplicemente non chiamo una printf, metto solamente una stringa così. Credo che comunque possiamo utilizzare la printf. Ci possiamo provare? Vediamo cosa succede. Prendo questo qua printsep. Cosa succede se metto qua printf? Io mi aspetto che mi dia un errore. Evidentemente questa extern già è stata fatta nella standard library. Va bene, non ci sono problemi. Vediamo se Valgrind si lamenta di qualcosa. Oh, tutto a posto. Aspetta, però vi ricordate il video in cui vi dicevo che quando viene utilizzata una printf senza argomenti, questa si comporta come una puts? Ne ho parlato in questo video, quindi forziamo a utilizzare la printf che conosciamo noi. Funziona. Va bene, ho messo altri commenti simpatici, però questi qua sulla malloc non si applicano più perché sta funzionando tutto, non so per quale motivo, non so cosa dire. Quindi, poiché non so cosa dire, ve lo lascio dire a voi. Scaricate il mio codice da GitHub, compilate il compilatore e provatelo. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma prima di concludere dobbiamo chiudere il cerchio. Questo perché all'inizio di questo video avevo detto che il compilatore di HolySea è importante. In particolare, perché il parser e l'extern sono importanti? Prima di tutto, se non sapete cosa siano questi termini, non vi preoccupate. Anche per questo troverete sul canale questo video
così da capirne un po' di più. Essendo questo un compilatore molto semplice e anche fatto, se così possiamo dire, in maniera casareccia, lo possiamo studiare e capire come funziona. Da un punto di vista didattico è assai utile, quindi una volta che l'avrò studiato ci farò un video dedicato. Perfetto pinguini, per oggi finiamo qua, grazie per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!